Vi hanno qui riuniti per un eccezionale esperimento. Io devo farvi presente che questa esperienza è normalmente dolorosa. Talvolta può provocare emorragie, dolori, crampi allo stomaco, nausea, talvolta svenimenti o cose del genere. Ora avrei bisogno di un volontario. La prego. Si accomodi qui. Bene. Voglio che pensi a qualcosa di specifico. Sono pronto, devo chiudere gli occhi. Non importa. Ecco, posso cominciare. Cinemarte presenta Scanners, un film di David Cronenberg. Scanners è il film del 1981 di David Cronenberg, con protagonisti Jennifer O'Neill, Steven Lake, Lawrence Dane, Michael Ironside e Patrick McGowan. Gli Scanners sono persone dotate di potentissime facoltà mentali che vanno dalla telepatia alla telecinesi, fino alla capacità di influenzare i comportamenti altrui o di intervenire fisicamente sull'anatomia stessa dei corpi umani. Uno di questi, Cameron Vale, dopo un incidente provocato dall'uso dei suoi poteri, viene preso in cura dal dottor Paul Roth. Nel frattempo, nel corso di un esperimento pubblico di telepatia, un altro scanner, Daryl Revok, provoca la spettacolare e terrificante morte del suo interlocutore, facendogli esplodere la testa. Si scopre in seguito che lo stesso Revok è a capo di un gruppo di scanner che intendono utilizzare il loro potere per dominare il mondo, utilizzando un farmaco che, iniettato nelle donne incinte, farà sì che i nascituri siano a loro volta degli scanner. Comincerà così una lotta contro il tempo in cui Vale, coadiuvato da un gruppo di scanner buoni, cercherà di ostacolare i piani di Revok, fino al classico duello finale in cui verrà svelato il loro vero legame, che li collega tra l'altro anche al dottor Ruth, scontro che si concluderà con un esito sorprendente. Scanners è il primo vero successo al botteghino di David Cronenberg, il film che lo fa uscire dalla ristretta cerchia degli appassionati del cinema di genere per farlo diventare un regista di fama globale, un film nel quale sono ben presenti tutte le tematiche che ne hanno caratterizzato la cinematografia, specie nei film più spiccatamente horror, a partire dall'ossessione per la carne, per le anatomie che si distorgono e trasformano, accompagnato dalla riflessione sugli sviluppi distorti della scienza, si tratti di medicina o evoluzione tecnologica. A vederlo oggi sembra quasi un antesignano dei film, tanti film dedicati in tempi recenti ai mutanti della Marvel, anche se ovviamente i fumetti non c'entrano nulla, visti però con un'ottica molto più oscura e quasi del tutto privi di ogni solarità supereroe stoica. Il film regala alcune sequenze rimaste impresse a fuoco nell'immaginario degli appassionati, a cominciare dalla testa che esplode a inizio film fino al duello finale. Ma quel tanto di splatter presente e dosato con attenzione, senza alcuna concessione al sangue facile, inserito più efficacemente nella cornice di una storia in cui il regista mantiene ben saldo il livello della tensione. Il cast vede un attore affermato, il fuggitivo Patrick McGowan, nel ruolo del dottor Ruth, affiancato al protagonista Stephen Luck, tornato poi nell'anonimato, e a Michael Ironside, per il quale invece il film rappresentò una svolta, dando il via a una lunghissima carriera da caratterista, soprattutto in televisione, ma anche al cinema. Lo si è visto recentemente in X-Men First Class. Della partita è anche Jennifer O'Neill, precedentemente vista in Sette Note in Nero di Fulci,
ma anche lei in seguito praticamente scomparsa dagli schermi. Costato circa 3,5 milioni di dollari, Scanner se ne raccoglierà oltre 4 volte tanto. Negli anni 90 il film ha avuto vari sequel, ben poco memorabili, molto più giocati sul facile effetto rispetto all'originale. Da qualche anno si parla di un remake, senza che però nulla di concreto sia stato al momento realizzato. Estate horror solo su Cinemarte, Scanners, capolavoro di David Cronenberg. Buona visione! The mind force. Scanners. Their thoughts can kill.